Buongiorno amici, oggi facciamo la torta dei 5 minuti. Vi lascio ovviamente gli ingredienti qui sotto, adesso vi faccio vedere il procedimento. È una torta reggiana molto nota, molto conosciuta di alcuni anni fa, ma ve la voglio riproporre. Secondo me è davvero buona. Come vedete lavoriamo in planetaria, mettiamo lo zucchero, dopo vi lascio le quantità. Mettiamo il burro che è a temperatura ambiente, l'ho lasciato fuori un'oretta e adesso cominciamo a mescolare. Due tuorli d'uovo, che ormai vado ad occhio, se poi sono tre non è un problema. Un bicchierino di liquore Sassolino, mandorle, sminuffate come vedete, poi ho la farina al cui interno metto il lievito per dolci. Con la marisa prendiamo giù il composto. È importante che raccogliate tutta la farina. Io aggiungo anche, come vedete, un dito di latte. Profumo è delizioso, vi assicuro, sarà una torta molto tenera. Intanto ho acceso il forno a 180 gradi. Come vedete ho messo il composto nella tortiera. Forno a 180 gradi, e la cuoceremo per circa indicativamente 35 minuti. Come avete visto, con parecchio burro, quindi andrà mangiata con circospezione. Adesso in forno, ci vediamo tra poco. Bene amici, ecco la torta sfornata. Allora l'ho fatta cuocere esattamente 45 minuti, avevo fatto la prova dello stecchino, dopo 35 era ancora abbastanza tenera, ho lasciato dentro altri 10 minuti, quindi 45 minuti a 190 gradi esattamente, almeno questo è il mio forno, voi controllate sempre, fate le prove. Bene amici, questa è la ricetta, spero vi abbia interessato, se è così lasciate un like, se no comunque ci vediamo alla prossima ricetta. Ah, mi raccomando, se lo desiderate, per restare informati, iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!